Lavoro, comunità e futuro sono le parole chiave dell'assemblea interprovinciale della Confcooperative Baribatto, organizzata nel centro congressi della Fiera delle Vanti a Bari. Al centro dell'incontro un confronto costruttivo riguardo a temi fondamentali come il lavoro di qualità, lo sviluppo delle comunità e il futuro, con particolare attenzione ai giovani e alle donne. Noi siamo convinti che il modello cooperativo possa dare una concreta risposta ai bisogni della popolazione e possa essere l'ottima interfaccia con anche la pubblica amministrazione. In Terra di Bari abbiamo circa 500 cooperative associate a Confcooperative con un importante fatturato aggregato, ma se allarghiamo lo sguardo a oltre il territorio di queste province che rappresento, guardiamo che siamo presenti in ogni settore produttivo. Recentemente la Regione Puglia, oltre agli strumenti che già esistono per il sostegno delle imprese in generale e delle cooperative in particolare, ha stabilito un protocollo d'intesa con CFI, che è l'organo nazionale che gestisce il fondo che entra nel capitale delle cooperative. La cooperazione di Basilicata, oggi presente all'Assemblea qui a Bari, testimonia non solo la vicinanza rispetto a quelli che sono i territori, che per natura già collaborano da tempo, ma è la modalità che appartiene alla cooperazione tutta. Abbiamo una cooperazione presente, molto dinamica, dove da un lato dobbiamo accelerare anche un processo di rigenerazione all'interno delle nostre stesse cooperative e in tutti i luoghi, anche per quanto concerne la presenza dei giovani, ma lo dobbiamo fare in un'asse che deve essere trasversale area sud, dove le cooperative devono aumentare di più le dinamiche di collaborazione e fare anche un pochettino più di sistema. L'assemblea è stata anche l'occasione per eleggere il presidente, gli organi statutari e i delegati all'assemblea regionale nazionale di Confcooperative.